the morning. Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! In questo episodio parleremo di scenari di XXI secolo e quindi di pianificazione strategica, ossia scenario planning. La pianificazione strategica e l'orientamento strategico di fondo sono discipline dell'economia aziendale inerenti allo scenario planning e l'ODA loop, indispensabili strumenti per poter valutare ed affrontare i rischi aziendali di lungo periodo. Tali tecniche derivano dall'ambito militare, ma possono essere estese anche ad altri campi. Una volta padroneggiate tali tecniche, possono essere usate da chiunque per provare ad investigare il futuro di un'azienda, di un settore, nonché il futuro di una nazione oppure di un continente. Questo tipo di analisi è sempre meglio farle quando ancora si possono fare, piuttosto che essere costretti a doverle fare quando il contesto è cambiato o sta per cambiare ed ormai molte opzioni non sarebbero più percorribili. Il brevissimo periodo assieme al breve periodo sono analizzabili con estrapolazioni. Tuttavia, per il medio e lungo periodo, le tecniche quantitative non sono mai utili, per la semplice ragione che le statistiche del passato sono inerenti al passato. Il mondo ed il suo contesto cambiano. Le analogie sono limitative ed inaffidabili. L'unica cosa che offre il passato per leggere un possibile e distante futuro è la capacità di comprendere dal passato i legami logici, le relazioni, le dinamiche che si causano durante l'impatto di un evento. Ad esempio, nel 1800 il carbone ed il vapore era la tecnologia che muoveva il mondo. Poi, dai primi del 1900, gradualmente il petrolio con i motori a combustione interna ebbero a sostituire il carbone e il vapore. L'Italia nel 1882 era un membro della Triplice Alleanza, ma quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale nel 1914, l'Italia violò il trattato e si schierò nel 1915 con la Triplice Intesa. Nel 1900 il continente europeo era l'area tecnologicamente più avanzata del mondo, tanto da dominare il pianeta con la propria industria e le proprie scoperte scientifiche. Tuttavia, nel 1970 fu il Nord America, che era l'area della Terra più tecnologicamente avanzata, tanto da riuscire a spedire uomini sulla Luna. La Kodak nel 1970 era un'enorme multinazionale che produceva pellicole chimiche per macchine fotografiche. Pur avendo previsto l'avvento del digitale, la Kodak non riuscì a controllare il dilagare della digitalizzazione sui più svariati dispositivi, cellulari, tablet, macchine fotografiche e quant'altro, che decretarono la morte delle pellicole chimiche e quindi della Kodak. Se c'è una costante nella storia è che tutto cambia. Nel mondo succedono cose e continueranno a succedere cose. Il futuro non è mai uguale al passato e ragionare per analogie è errato. I tempi di cambiamento spesso possono essere anche rapidi, disegnando un nuovo contesto completamente diverso e più letale del precedente. È certo che il futuro non è noto e non è scritto, tuttavia è altrettanto certo che nel lungo periodo sono collocati eventi con alta imprevedibilità ed alto impatto. In questo dominio si nascondono sia le sorprese strategiche quanto i cambiamenti dell'ambiente, tecnologico, economico, ambientale, politico, demografico, per intendersi l'analisi PESTEL.
tali da determinare drastici modificazioni dello stato del mondo. Gli scenari possibili sono letteralmente infiniti, tuttavia l'indipendenza nelle condizioni delle variabili chiave permettono di fotografare con la luce della logica i casi limite nelle angolazioni più impattanti, inferendo così informazioni dal futuro con il meccanismo what if. È un lavoro lungo, spesso multidisciplinare, perché dallo spazio degli eventi si sintetizzano quattro scenari, uno negativo, due intermedi, uno positivo, che di solito è anche quello preferibile. Ma per fare ciò è indispensabile valutare le variabili chiave, presenti e future, inerenti l'oggetto d'analisi posto in scenario. L'ODA loop invece è un processo razionale di controllo, poggia tutto sull'osservazione della realtà. Se poi l'ODA loop è accoppiato allo scenario planning, l'ODA loop permette di comprendere l'evoluzione razionale delle dinamiche dei fenomeni, mantenendo un atteggiamento proattivo sui processi, comprendendo cosa fare o cosa non fare, nonché presso quale scenario emergente o suo interstizio si stanno addensando gli eventi nel contesto. Proviamo quindi ad avventurarci nel futuro, aiutandoci con queste discipline aziendali per dipingere una pragmatica riflessione su una serie di possibili scenari futuri del XXI secolo. Le variabili chiave. Sovrappopolazione del pianeta Terra. Non esistendo alcuna politica mondiale di controllo delle nascite, è evidente che la demografia farà il suo corso e quindi la crescita della popolazione è una variabile indipendente ed incontrollata da oggi sino al 2050. Cambiamento climatico. È causato dalla produzione massiva di energia con carburanti fossili dal primo, secondo, terzo mondo. Lo scioglimento degli idrati di metano in Siberia con positive feedback, è un meccanismo incontrollabile da parte dell'umanità. I gas ad effetto serra già rilasciati in atmosfera occorrono tempi lunghi per essere riassorbiti naturalmente. Il fatto che nel mondo vi siano continenti in diverso stadio di sviluppo socio-economico non è un problema, ma un'opportunità. Le tecniche shale oil, shale gas, producono alte esternalità negative. Nel medio e lungo periodo i costi della terra fertile, acqua dolce, saliranno, mentre i costi dei disastri naturali, immigrazioni e guerre saranno prima o poi incorporati nel prezzo dei carburanti fossili. Tecnologie di terraformazione per sequestrare e stoccare i gas ad effetto serra. Quest'ultima variabile non si ritiene che produrrà effetti significativi, in quanto per essere efficace occorrerà in ogni caso molta energia per il sequestro, conversione e stoccaggio, energia che dovrà essere prodotta in qualche modo, nonché saranno necessari ampi spazi per gli impianti di estrazione dei gas ad effetto serra, per essere efficaci a livello planetario. Purtroppo, escludendo i deserti, in ogni altro caso si ridurranno le aree di fertile terra agricola, oppure gli impianti saranno troppo costosi ed impossibili da crearsi in mare. Infatti, i gas ad effetto serra non possono essere stoccati negli oceani, dato che provocano l'acidificazione dei mari o la riduzione dell'ossigeno, per cui appare evidente che i gas ad effetto serra, una volta compattati e resi non solubili, andranno rimessi sottoterra da dove erano stati estratti secoli prima sotto forma di carbone, petrolio, gas. Formuliamo quindi un primo abbozzo di scenari. Falso ritorno dell'età dell'oro. In questo scenario la demografia fa il suo incontrollato corso. Gli idrati di metano in Siberia a positive feedback concorrono al climate change senza possibilità di controllo per l'umanità.
Il primo mondo, secondo mondo, terzo mondo continuano a bruciare carburanti fossili, grazie anche allo shale gas e shale oil, che nel breve periodo è un successo, ma nel lungo periodo è un insuccesso, essendo una concausa del climate change per attività umane. Nessun impatto delle tecnologie per sequestro di gas ad effetto serra. Il risultato è un mondo che detona, come previsto nel dossier Limits to Growth. Catastrofe ultravioletta. La demografia fa il suo incontrollato corso. I idrati di metano in Siberia a positive feedback non concorrono al climate change perché il primo mondo riduce drasticamente le sue emissioni o perché gli impatti ambientali non sono tali da rendere i rilasci quantitativamente significativi rispetto ai gas ad effetto serra per cause antropiche. Tuttavia il secondo mondo e il terzo mondo non seguono gli sforzi ecologici del primo mondo, per cui le emissioni di gas ad effetto serra per cause umane crescono a livello aggregato. I tre mondi continuano a bruciare carburanti fossili, anche se lo shale gas, shale oil, rapidamente viene messo da parte a causa delle sue esternalità negative su acqua e terre fertili, il cui costo sale rapidamente a causa del cambiamento climatico. Nessun impatto delle tecnologie per sequestro di gas ad effetto serra. Il risultato è un mondo molto competitivo che detona, come previsto nel dossier Limits to Grow. Surrogazione inerziale esplosiva. La demografia fa il suo incontrollato corso. Gli idrati di metano in Siberia a positive feedback concorrono al climate change senza possibilità di controllo per l'umanità. I tre mondi sostituiscono ai carburanti da petrolio i carburanti sintetizzati dal carbone. Nonostante le minori emissioni, il primo, secondo e terzo mondo ne bruciano massicciamente, facendo salire le emissioni aggregate. Lo shale gas ed oil rapidamente viene messo da parte a causa delle sue esternalità negative presso acque e terre fertili, il cui costo di acqua potabile e terre fertili sale rapidamente a causa del cambiamento climatico. Nessun impatto delle tecnologie per sequestro di gas ad effetto serra. Il risultato è un mondo che detona, come previsto nel dossier Limits to Growth. Efficiente condivisione de tecnologica dell'austerità. I dati di metano in Siberia a positive feedback concorrono al climate change, senza possibilità di controllo per l'umanità. I tre mondi, primo mondo, secondo mondo, terzo mondo, però abbandonano rapidamente l'uso dei carburanti fossili. Anzi, i tre mondi migrano rapidamente all'economia del solare e dell'idrogeno. I deserti diventano molto importanti. La competizione, la supremazia, il potere sono messi da parte. Domina la cooperazione amichevole di fronte alla comune minaccia globale, detonata perché non si è fatto nulla in passato e l'azione globale è implementata tardivamente, o perché gli idrati di metano hanno iniziato a sciogliersi rapidamente, impattando in modo massivo e vanificando le modeste riduzioni di gas ad effetto serra per cause antropiche. I brevetti del know-how sviluppato da, per lo più dal primo mondo sono distribuiti gratuitamente al secondo e al terzo mondo, per non far loro usare i carburanti fossili, ma dare al secondo e al terzo mondo un futuro di controllato sviluppo. Durante la conversione energetica i tenori di vita cadono soprattutto nel primo mondo, che ebbe da sempre alti consumi energetici pro capite, quindi li dovrà drasticamente ridurre, mentre salgono nel secondo e terzo mondo, che non hanno mai avuto consumi importanti pro capite, ma nella riconversione energetica spetterebbe loro una quota di energia che farebbe crescere i loro consumi aggregati, ma non quelli pro capite. Inoltre, in Asia si procede alla vendita di territori siberiani per agevolare le migrazioni per cambiamento climatico, Iran, India, Cina, Pakistan e quindi anche il Bangladesh. Se la demografia non avesse fatto il suo incontrollato corso in Africa, ma si fosse applicato nel passato
una drastica politica del figlio unico, allora non ci sarebbero nemmeno le migrazioni o guerre per il cambiamento climatico in Africa e nel Mediterraneo. I quattro scenari sono considerati equipotenti, ossia equiprobabili, e devono essere ancora espansi nel prossimo episodio. È ovviamente possibile costruire anche altri scenari ponendoli negli interstizi dei quattro scenari proposti, modulando l'indipendenza delle variabili chiave in altro modo. Tuttavia le differenze sarebbero minime. L'unico elemento game changer capace di modificare sostanzialmente gli scenari sintetizzati di qui sopra è l'avvento di imponenti tecnologie di terraformazione per il sequestro e lo stoccaggio dei gas ad effetto serra, in quantità tali da incidere in poco tempo sul clima della Terra, purché gli investimenti non siano troppo costosi e i consumi energetici di tali apparati non alimentino il fenomeno del climate warming. Tuttavia, osservando già oggi molti dati, prezzi, eventi, circostanze, l'assenza di determinati fatti, è possibile inferire razionalmente quale sia per adesso l'attuale senso di marcia della storia.